I regni micenei si disgregano a livello territoriale e politico a partire dal XII secolo a.C. Al loro posto si formano piccoli centri governati non più da uno Wanax, da un re e da un'aristocrazia guerriera, ma da un Basileus. Il Basileus era un capo, il cui potere era inferiore rispetto a quello dello Wanax miceneo, che accentrava su di sé tutto il potere politico. Basileus, nella lingua micenea, indicava infatti il funzionario di palazzo. Nella nuova società di questo periodo, la sua autorità è poco più che formale ed è condizionata dal potere delle grandi famiglie aristocratiche. Perché queste famiglie erano così potenti? Perché erano le uniche ad avere possedimenti terrieri, la base del prestigio e del potere all'interno della comunità. Esse disponevano di maggiori quantità di cibo e di animali e avevano al loro servizio molti contadini. Un altro aspetto interessante di questa fase intermedia della storia dell'antica Grecia è la cosiddetta prima colonizzazione, che avviene nell'XI secolo, più o meno un secolo dopo la fine della civiltà micenea. Agli inizi, cioè verso l'XI secolo, si trattò di una sorta di fuga causata da guerre e distruzioni, mentre in una fase successiva, nell'VIII secolo a.C., assistiamo a un flusso migratorio organizzato, provocato dal forte incremento demografico delle prime comunità urbane, o poleis. Secondo lo storico Domenico Musti, a differenza dei micenei, che si erano limitati a frequentare l'area dell'Asia Minore per i loro commerci, i popoli che avevano occupato la Grecia continentale fondarono vere e proprie città. A questo periodo risale infatti la fondazione di Mileto e di Efeso, due centri molto importanti anche alla luce dei successivi sviluppi della storia greca. Per concludere, in questa fase di transizione tra la fine dei regni micenei e l'VIII secolo a.C. si registra un importante progresso tecnologico. I micenei, come attestano i ritrovamenti archeologici, conoscevano solo il bronzo. In questa fase di cui ci stiamo occupando è documentato invece l'uso del ferro, che portò a un decisivo miglioramento nella costruzione degli attrezzi agricoli, degli strumenti di lavoro e delle armi.